siamo a San Sebastiano al Vesuvio, terzo incontro, terzo autore. Questa sera Raffaele Calvanese con il libro dal titolo Dal mio ufficio si vede il male, edito da Round Midnight Edizioni. Buonasera. Un libro particolare, 14 racconti, con una tematica in comune e, dicevamo prima, andiamo subito al sodo, che è un romanzo racconto particolare. Ti do subito a te la parola così lo puoi illustrare e poi man mano ci addentriamo nei particolari. Allora, sì, in realtà è una sorta di via di mezzo tra la raccolta di racconti e il romanzo, perché i personaggi si evolvono all'interno di molti racconti, o alcuni, anche quelli meno evoluti, meno sviluppati, comunque hanno dei collegamenti con chi viene dopo, chi viene prima. Questa cosa mi ha permesso, prima di tutto, di mettermi alla prova in una forma un po' più complessa di quella del singolo racconto e di dare una sfaccettatura un po' più caratterizzata, diciamo, ai caratteri, cioè magari ai personaggi che in un racconto sono positivi e in un altro ma mostrano un altro lato del loro carattere. Tutto viene tenuto insieme, secondo me, più che dal tema del lavoro, che comunque è il nodo centrale, anche dallo stato d'animo, che è quello della nostra società di questi anni, ovvero una forma di alienazione che ci fa ogni tanto rendere conto di essere incasellati in una sorta di catena di montaggi, in un tran tran quotidiano che sceglie per noi, che ci fa accomodare su un vagone di un treno che poi ci mette in una comfort zone, quindi tutte le scelte che noi crediamo di fare sono state già fatte e ci priva del tempo della nostra vita. Il tempo della nostra vita è quello di qualità, quello delle persone, rivolto alle persone che amiamo, rivolto alle cose che amiamo fare. Questa costruzione di noi stessi è molto faticosa e se ci viene sottratta, in qualche modo noi paradossalmente ci sentiamo anche sollevati, perché avere una passione, avere un hobby e coltivarlo richiede altrettanta fatica che fare altre cose. Le nostre passioni hanno bisogno di tanta energia e questa energia noi la dobbiamo ricercare continuamente, perché è questa energia che ci dà la forza poi di affrontare anche il cosiddetto tran tran quotidiano. L'hai anticipato, un altro protagonista di questi racconti è il tempo, il rapporto che in questa società noi abbiamo con il tempo. Ma io faccio un attimo un passo indietro e ti chiedo, secondo te l'idea del lavoro è cambiata nel tempo? Perché inizialmente diciamo che era legata più al sostentamento. Oggi ci hanno un po' illuso che il lavoro deve essere qualcosa che non è un lavoro, ti deve piacere, c'è la passione. Tu come ti collochi in questa visione? Allora, in realtà nel corso degli anni è tutto molto cambiato, perché se pensiamo alla generazione, quella dei miei genitori, bastava anche un solo lavoro in famiglia per mantenere una famiglia, per dare un futuro ai propri figli, per avere fiducia nel futuro. La mia generazione, quella nata a cavallo tra gli anni 80 e 90, si è beccata proprio il colpo di coda di un minimo benessere, qualche altro concorso fatto, qualche posto di lavoro. Ma noi siamo quelli che credevamo ancora nel mito dello stage gratuito, del praticantato. I ragazzi che sono venuti dopo di noi hanno capito che comunque questa cosa era diventata una sorta di grande mito da sfatare. E questo perché? Perché in realtà il lavoro adesso, anche quando si lavora in due, in una coppia, spesso non si arriva a fine mese. Il lavoro non ti dà più quella fiducia nel futuro, non ti dà più quel mezzo di sostentamento, come dicevi tu, ma soprattutto quel mezzo per coltivare quello che ti piace fare. Questo cosa ci dice? Che è diventato praticamente un sistema perverso che paradossalmente per gli avanzamenti tecnologici ci permetterebbe di lavorare molto di meno, mentre noi lavoriamo, continuiamo a lavorare tanto tempo. Viene demonizzato lo smart working, viene demonizzato il reddito di cittadinanza, vengono demonizzate tante forme di welfare che ci permetterebbero di coltivare molto più la nostra vita al di fuori del lavoro che quella sul posto di lavoro, che è una vita che comunque è importante, che comunque ci dà un ordine, comunque ci dà una collocazione all'interno della società, ma non è l'unica cosa che conta.
Hai detto una cosa molto interessante. Qualche anno fa il sociologo De Masi parlò proprio di questo concetto, questa riduzione attraverso il digitale del tempo da dedicare al lavoro per poi avere degli spazi. Io ricordo che si innescò una discussione molto accesa, perché effettivamente gli stessi lavoratori non erano pronti. Alcuni demonizzavano quest'idea perché sostenevano che in questo tempo libero sembrava quasi come se fosse qualcosa da riempire, ma in senso negativo. Invece nel tuo libro diciamo che questo concetto è ampiamente ripreso. Vorrei tornare un attimo al titolo. Non ti chiedo perché questo titolo. Del titolo quello che mi ha colpito è la parola il male. Dal mio ufficio si vede il male. Qual è questo male per Raffaele Calvanese? Allora, il paradosso è che il titolo è nato molto molto prima di tutto il libro. E poi a un certo punto ero anche un po' indeciso, perché questa sorta di calembour, no? di gioco di parole, non volevo che diventasse solo un titolo acchiappalike o catchy così, però poi alla fine riflettendoci, diciamo, testimoniava molto bene la metafora che rendeva l'idea di un posto dove non sempre le cose sono pacifiche, dove i conflitti a volte si acuiscono. E come dicevi tu, questo tempo da riempire. Noi a un certo punto durante la pandemia siamo stati chiusi in casa, costretti in casa con tutta una giornata a disposizione e con tempo da riempire. E lì molti hanno sentito paradossalmente in maniera perversa, come i lavoratori che non erano ancora pronti, diciamo, la difficoltà di riempire questo tempo, perché come dicevamo nella prima domanda, coltivare una passione è faticoso, richiede impegno. C'è quella famosa frase del libro Lessico familiare in cui il padre dice ai figli: voi vi annoiate perché non avete una vita interiore. Avere una vita interiore richiede tanto impegno, lo stesso impegno che richiede resistere alle fatiche della giornata, resistere alle fatiche del lavoro. Questo cosa ci dice? Che noi siamo anche fisiologicamente un po' disabituati a pensare: ma a me che mi piace fare? Cioè, che tempo mi piace dedicare alla corsa, alla pittura, agli amici, a scendere in piazza, a stare al bar? Cioè, cosa mi piace fare? Questo tempo io lo posso riempire? O mi sento in colpa? Noi spesso ci sentiamo anche in colpa quando siamo a casa e non facciamo niente, perché non siamo produttivi. Se per esempio io per tot di tempo non scrivo, mi viene quel senso di... Cioè, ma io non sto a casa, non sto scrivendo un articolo, non sto scrivendo una recensione, non sto scrivendo una pagina. E invece anche il perdere tempo è una cosa di cui... Forse la nostra vecchia società era più abituata, diciamo l'industrializzazione, l'eccessiva accelerazione sociale ci ha un po' portato a vedere come negativo questa sorta di situazione. Quindi il nostro tempo è un valore da gestire con importanza. E la pandemia ci ha proprio sbattuto in faccia questa cosa. Noi non sapevamo come riempire questo tempo, per lo più, perché chi non è allenato a riempirlo non ha gli strumenti, non sa neanche scegliere, ma non perché non ne ha le capacità, perché poi la nostra società di input ce ne dà tantissimi, ma sono input un po' a volte superficiali, che sono contenitori che per essere riempiti di contenuti hanno bisogno di tempo, di allenamento, di fatica. Diciamo, scusami, è proprio, torniamo al concetto che abbiamo introdotto all'inizio, il concetto del tempo. Siamo inseriti in un tempo che è esasperato, per cui non si ha il tempo di pensare e dobbiamo riempire come se fossimo noi dei contenitori e inseriti all'interno di un contenitore. I bambini, per esempio, sono quasi ossessivamente costretti, anche per esigenze lavorative dei genitori, a fare tante cose. Io ricordo una volta uno psicologo e disse invece: il diritto ad annoiarsi. Esatto. Il bambino è una cosa, per il bambino è una cosa molto importante, perché gli consente di attivare l'immaginazione e la fantasia. Ma Raffaele, come è venuta l'idea di scrivere un libro su questa tematica? Sei un grande osservatore, perché dai tuoi racconti si evince chiaramente che sei attento ai particolari intorno, quindi ambientali, ma anche ai particolari dei singoli protagonisti, che poi dicevamo sono tutti quanti collegati in un certo qual modo. Quindi com'è nata questa voglia di recentemente raccontare? Recentemente sono stato a una presentazione di Valeria Parrella che diceva: sì, uno scrittore è un lettore all'ultimo stadio. E io ho aggiunto, quando poi ci siamo messi a chiacchierare,
ma è anche un rinciucione al primo stadio, perché in pratica se tu fai caso, quando vai in un locale, quando sei in pizzeria, quando sei in piazza, quando sei al supermercato, attorno a noi ci sono tante storie che un osservatore può carpire e può rubare, tanti dettagli, tante cose che tu puoi prendere in parte e completare con la tua immaginazione. Quindi questa è la prima cosa, la realtà mi dà tanti spunti, anche perché come scrittore, diciamo molto umilmente, il mio raggio d'azione, il mio ambito di indagine è sempre la realtà circostante, quella che io osservo, quella che vivo. Mi piace inserire dentro le cose che scrive temi sociali, politici in qualche modo. In questo libro c'è tanti temi sociali e politici in qualche modo, senza voler fare colui che dà degli insegnamenti. Tant'è vero che i personaggi sono personaggi in crisi, in difficoltà, non ci sono soluzioni, però nel libro ci sono personaggi che prendono coscienza del loro malessere, che, come ci insegnano tutti gli psicologi e diciamo gli psichiatri, è il primo passo per stare meglio, prendere coscienza della propria difficoltà, del proprio stato di malessere. E oggettivamente la nostra società purtroppo ci porta spesso a reprimere il malessere, a dire che va tutto bene, a stare sempre su Instagram sorridenti, patinati. Il dolore, la difficoltà, il malessere sono espropriati dalla nostra esperienza. Accettare questa difficoltà, accettare un inghippo, accettare che il meccanismo non sia oliato perfettamente, ci permette di dire: ok, ma allora io che posso fare per stare meglio? Piccole cose. E i personaggi del libro sono fotografati nel momento immediatamente prima di mettere, diciamo, in atto questo loro piccolo cambiamento. Sì, c'è sempre questa capacità o volontà di cambiare la situazione. Ti sei reso conto che hai uno stile, almeno dal mio punto di vista narrativo, che si adatta, ripeto, dal mio punto di vista, anche al cinema strutturato in un certo modo, la David Lynch. Per esempio, c'è un racconto che a me ha divertito e nello stesso tempo mi ha molto colpito, che è quello del cuoco. Perché tu attraverso, proprio hai sezionato le operazioni che in questo cuoco, che poi non è cuoco, è una persona che cucina, e cucina per sé ma anche per l'amata, c'è questa rappresentazione molto particolare. È un tuo modo proprio di scrivere, perché so che hai scritto anche un altro libro, anche se il soggetto in quel caso erano le canzoni, l'interpretazione delle canzoni. Ti viene naturale scrivere in questo modo, oppure è una scelta proprio, diciamo così, stilistica, però a tavolino? Allora, in realtà, quando scrivo, in qualche modo cerco, non dico di replicare, ma di inserirmi in un filone che mi piace leggere. Quando leggo, mi piace essere sorpreso, mi piace non avere, diciamo, una pappa bella pronta sul tavolo, mi piace trovare qualche situazione che scardina un po' i luoghi comuni. Quindi in questo libro, partendo dal primo racconto, che è un portiere, in cui si cerca di non parlare in maniera romantica del calcio come si parla sempre adesso, sì. Il cuoco è un modo di scrivere una lettera d'amore parlando di cucina. Quindi questo per dire che si analizza un rapporto di coppia attraverso un ambito di cui tu normalmente non è la prima cosa a cui penseresti quando vuoi scrivere una lettera d'amore. E questo è anche un modo di mettersi alla prova, di scrivere qualcosa che entusiasma prima, diverte prima te, diciamo, perché chiaramente altrimenti tu fai il compitino. E quindi c'era quel libro di Queneau, Esercizi di stile, no? La stessa storia puoi raccontare in tanti modi diversi. Sì. Il cuoco è stato proprio uno dei modi che mi ha messo alla prova. Cioè, all'interno del libro, poi essendo racconti, uno può anche avere la libertà di variare lo stile rispetto, sì, a un romanzo. Sì. E quindi quello è stato uno dei racconti, tra l'altro, a cui sono più legato, perché poi dopo non mi piace fare, sai, storie d'amore, cioè, se vedi, ci sono delle storie d'amore, ma non sono storie d'amore, come dire, canoniche. Lo dico io, banali. Non banali, smielate, perché poi le storie d'amore, sì,
si somigliano tutte e sono tutte diverse. Certo, è il modo di raccontarle. Il modo di raccontarla attraverso il cibo, vabbè, il Samorante ce lo diceva, la frase d'amore migliore è cosa vuoi mangiare, cioè quella dimostra attenzione, l'amore è attenzione, e quindi sapere cosa ti piace e cosa non ti piace può stabilire se io voglio farti stare bene o voglio farti stare male, no? Molto interessante, sono molto curiosa di sentire la presentazione che partirà tra poco. Vorrei concludere sulla dedicando un'attenzione alla copertina, perché anche la copertina è molto particolare e la voglio un attimo riprendere. È stata realizzata da Francesca Iorio. Sì. Come nasce questa copertina? Perché oggettivamente è particolarissima, c'è un lui e una lei su due sgabelli e diciamo lo schienale di ognuno è la schiena dell'altro. Esatto. In realtà io e Francesca ci siamo conosciuti durante la pandemia, perché lei è un'artista che produce varie stampe e vari disegni, e uno di questi l'avevo acquistato io durante proprio la pandemia. Dopodiché lei, essendo di Marano, quindi qui vicino, abbiamo trovato modo di sentirci, di scambiarci un po' di feedback. Lei ogni tanto sui social postava anche delle sue esperienze lavorative non tanto positive, ed è stata uno dei suoi post mi diede la scintilla per scrivere un racconto. In anteprima glielo mandai, il libro non sapevo ancora se sarebbe nato o meno, e da lì nacque questa scommessa di dire: un domani, se l'editore mi darà la possibilità, così a me farebbe piacere scegliere uno, se a te facesse piacere. Certo. Lei era molto contenta e diciamo gratificata di questa cosa. Quando è stato il momento di scegliere, lei mi aveva detto: guarda, io ho un portfolio a scegliere, e questa immagine è perfettamente rappresentante. Sì. Uno dei racconti che fessure, che è quello di una coppia che, nonostante il loro rapporto funzioni, diciamo la loro relazione è molto influenzata dalle dinamiche lavorative, un contratto a tempo determinato, la ricerca di una convivenza, un affitto che può essere trovato solo se è il contratto giusto, trasferirsi per lavoro, lasciare la propria casa, tutte queste cose che entrano in rapporti, diciamo, di coppia, che normalmente non dovrebbero essere influenzati dal lavoro, ma che il lavoro influenza molto più dei sentimenti in purezza, diciamo. E quindi quando vedi questa immagine ne sono stato folgorato. In più le ho detto: però ci dobbiamo mettere anche un gatto, perché i gatti all'interno del libro ritornano. E lei mi ha disegnato apposta questo gatto nero, che però abbiamo messo nel retro di copertina, perché anche lì i gatti hanno quella loro un po' funzione metaforica di staccarsi dalle ansie vivono del nel futuro presente. E vivono nel tutti presente, quindi diciamo alleggerirsi, dedicare tempo a delle cose che ti salvano la vita in qualche modo. Guarda, con te verrebbe tanto da parlare, ma dobbiamo iniziare, perché proprio sugli animali mi verrebbe da riflettere sul fatto: oggi siamo nella società degli animali, nel senso che tanti adottano un cane, un gatto, e secondo me tu hai colto nel segno la necessità di creare un momento che sia legato al presente e che non ci proietti continuamente come siamo spinti nelle ansie del futuro. Comunque, complimenti, il libro. Grazie. Mi è molto piaciuto, Raffaele Galvanese, e adesso iniziamo. Grazie. Grazie per la tua disponibilità.